Riteniamo che ci sia stato un accanimento nei confronti invece di una persona che è Emanuela Maccarani, che ha tutto il diritto di potersi difendere tranquillamente da quelle che sono accuse, che siano vere o no, lo stabilirà la giustizia, e invece noi pensiamo che ci sia stato un accanimento. Quello che noi abbiamo fatto è parlare con le nostre figlie, e le nostre figlie hanno detto: non è così, noi conosciamo, cioè ci alleniamo qua dentro, non è così, non capiamo questa cosa. Posso minimamente immaginare tutto quello che le sta succedendo. Se dopo 20 anni di questo lavoro in nazionale due persone, due ragazze hanno deciso di fare questo, non so come spiegarmelo sinceramente. Ne sono passate tante, ce ne sono altre qui che la sostengono, Emanuela. Per essere un atleta, se uno ha idea di che cosa vuol dire essere un atleta di alto livello, devi rimanere in certi canoni, tra i quali c'è il peso forma, non è il dimagrimento, è il peso forma. Se una delle ragazze non mangiasse in modo corretto, andrebbe lunga distesa dopo 8 ore di allenamento, verrebbe a casa disfatta. Se non mangiasse, noi la fermeremmo assolutamente, ma questo lo farebbe qualunque allenatore. Secondo lei perché queste due ragazze hanno denunciato queste perché situazioni? Perché effettivamente loro due potevano stare male. Sì, però tra lo stare male e il denunciare ci passa. Tra lo stare male e il denunciare ci passa parecchio, ci passano anche tante cose che poi ti portano a denunciare. Quanti casi sul lavoro ci sono? Quanti poi finiscono nel nulla? Ci sarà una magistratura che indagherà e lì vedremo se effettivamente ci sono state queste vessazioni o questi insulti, perché è di questo che poi si parla, non di violenza fisica. Ho una ginnasta in nazionale, quindi parlo per esperienza vissuta, e ne ho avuto un'altra che è qua presente oggi, che non hanno assolutamente avuto nessuno dei problemi citati dalle due ragazze. Può essere questa l'occasione per magari migliorare alcune dinamiche che riguardano questo tipo di sport? Sicuramente, che sono, ma guardi, molto che negli ultimi anni Maccarani ha proprio fatto questo. Tutte le tecniche sono obbligate a fare dei master a livello nazionale, sia sulla preparazione fisica, sia sull'alimentazione delle ginnaste, uno sulla parte psicologica. Quindi Maccarani lo ha fatto. Ci vuole però del tempo anche per cambiare magari una mentalità o la cultura. Mi sembra assurdo che dopo 4-5 anni che sta lavorando in questa direzione venga fermata.